Poracci bravissimi e velocissimi. Complimenti a Daniele Boz per aver battuto tutti sul tempo, anche se forse Popix ha trovato il vero titolo del gioco. Comunque, un applauso a Pippo Baudog, storico troll del canale, che descrive esattamente come si sente Dante per ballare in questo modo. Come recitava il poema, tu chiamale se vuoi, risposte sbagliate. Ora, il prossimo round. Sorprendetevi! This is the real tornado kick. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si fanno unboxing di Nintendo Switch modello OLED. Proprio una cosa che non si è vista da nessuna parte. Inedita. Dopo Dread, oggi è il turno della nuova revisione di Nintendo Switch e faremo un rapido unboxing seguito da qualche considerazione preliminare. Per una recensione più approfondita, se valga la pena acquistarlo o meno, ne riparliamo fra qualche giorno. Intanto però proverò a fare qualche comparazione col modello originale, per capire se ci sono differenze che balzano subito all'occhio. Nel mentre, come al solito, vi invito a aiutarmi a conquistare YouTube Italia. Una volta stabilito il mio regno del terrore, mi ricorderò di voi, state tranquilli. Quindi lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e se proprio volete contribuire attivamente alla causa, trovate in descrizione il link al Patreon, il Patreon dei Poracci. Iniziamo! Prima di tutto facciamo qualche considerazione sul box. Il packaging è molto particolare e ho apprezzato il fatto che cerchi di discostarsi da quanto proposto dal modello originale e anche dalla sua revisione uscita nel 2019. Quindi ora la scatola si sviluppa in verticale, mentre in orizzontale è molto più contenuta. Sul fronte una bella immagine della OLED e della dock, mentre sul retro alcune delle caratteristiche fondamentali di Switch raccontate per immagini. Sui lati troviamo da una parte gli aggiornamenti apportati da questa versione, lo schermo OLED, la memoria interna più grande e la dock con la LAN, mentre dall'alta il contenuto di tutta la confezione, che a un rapido sguardo è in linea con quanto proposto nei modelli precedenti. Vediamo quindi cosa contiene al suo interno. Bene Poracci, la confezione esterna l'abbiamo analizzata nel dettaglio e ora direi che è giunto il momento di vedere cosa si cela all'interno di questa scatola delle meraviglie che, curiosamente, si apre dal basso, da sotto. E andiamo a vedere il contenuto di Switch OLED. Start! Se partì, spiegano brevemente, semplicemente, che c'è un alimentatore e c'è una console, come si staccano i Joy-Con e come si accende la console, cose già viste in realtà su tutti i modelli di Switch. Riposizioniamo in orizzontale la scatola e apriamola. Seguendo questo packaging molto curioso, ripeto, forse la cosa più interessante è come hanno deciso di riconfigurare tutto lo spazio all'interno della confezione che, una volta aperta, ci accoglie subito con il pezzo forte, ovvero il nuovo tablet, il corpo centrale di Switch, con uno schermo questa volta da 7 pollici, che andremo... Ma sì, apriamolo subito. Eccolo qua. Un bel monolite nero, probabilmente non si nota, ma le cornici sono effettivamente ridotte rispetto al modello originale. Oltre al tablet abbiamo i Joy-Con color Dread, i Joy-Con del terrore, chissà se anche questi saranno afflitti dal temibile Joy-Con Drift. Il sinistro e il destro, eccoci qua. Poi andremo ovviamente ad accendere la console. Facciamo intanto il primo click di rito. Ah, la cerniera è la stessa, perché ricordiamo che i Joy-Con comunque devono essere retrocompatibili con i modelli già esistenti. Oh, vediamo il retro del tablet, stavolta molto più pulito, molto più ordinato. Sono sparite tutte le scritte di Nintendo, che sospetto siano state messe dietro al nuovo kickstand orizzontale. Rimane soltanto il logo di Nintendo Switch. Ah, Madonna che goduria! La vera novità sono gli angoli, oltre ovviamente alle dimensioni completamente rinnovate di questo stand, sono anche gli angoli di appoggio. Bello robusto, finalmente il salto di qualità di cui il corpo macchina aveva bisogno. Oh, è finalmente stabile, si tiene, eureka! Una cosa da notare è che l'ingresso per la micro SD è ora stato messo in orizzontale, invece che in verticale come era nel primo modello. E qui sotto, come vi dicevo, probabilmente il nero
annulla tutto, ci sono le scritte che prima erano, diciamo, esterne e si potevano leggere anche senza aprire il kickstand, che comunque era minuscolo. Ma appunto, mettiamo un angolo di apertura decente e poggiamo la console già piena di ditate sul tavolo per andare a continuare con il contenuto della confezione. Abbiamo qui il cavo HDMI 2.0, abbiamo scoperto seguendo i leak, e sostanzialmente potrebbe abilitare in futuro la dock a supportare il 4K a 60 fps, un salto in avanti che magari ci fa pensare a una possibile Switch Pro o Switch 2, dai che sono riuscito a nominarla anche in questo unboxing. Poi qui abbiamo l'alimentatore classico, che dovrebbe essere lo stesso, sempre USB-C, è lo stesso della versione base. I copri Joy-Con, credo si chiamino Joy-Con strap, non chiedetemi perché, belli come pochi, eccoci qua, sono uno per il sinistro e uno per il destro. Qui cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo il pezzo che fa diventare un unico controller i due Joy-Con, anche questo mi sembra invariato, non lo so, devo controllare. Poi faremo un attimo un test, eccolo qua. E per finire, quella che secondo me è la vera star, no, la vera star è lo schermo OLED che poi andremo a controllare per bene, ma la vera aggiunta, il vero salto di qualità anche estetico, lo dà in parte la dock ridisegnata, eccola qua, wow. La dock di Metroid, nuove forme, nuove linee, stesso concept, ma stessa utilità, ma con qualche aggiunta e tanto stile in più, un redesign apprezzatissimo a mio avviso. Ho visto che questa si stacca in modo un po' brusco, sì. Non è uno sportellino come la prima versione e mi piace tantissimo la trama che c'è all'interno della dock. Abbiamo l'entrata per l'alimentatore, l'uscita HDMI e la porta LAN, che questa è la grande novità di Switch OLED, sostanzialmente supporta nativamente la dock un cavo LAN per una connessione stabile che non sia il Wi-Fi. Quindi un grande salto in avanti per chi gioca principalmente online e vuole fare il salto di qualità, ma poi tutto dipende molto sia dalla propria connessione ma anche dalla qualità dei server che Nintendo mette a disposizione. Ma il vero salto in avanti, lo sappiamo benissimo, viene con il nuovo OLED. Un rapido cambio di inquadratura per aggiustare le luci e fare qualche prova dopo il setup iniziale. Purtroppo con i mezzi poracci a mia disposizione dovete accontentarvi di riprese che di sicuro non riescono a far percepire lo stacco qualitativo apportato dal passaggio allo schermo OLED, ma fidatevi delle mie parole. Già dal primo avvio noterete una differenza abissale. Ho provato a fare alcune comparazioni dirette utilizzando i due modelli in parallelo, se non altro dovreste intuire la differenza di luminosità e anche il guadagno dettato dalla diagonale più ampia del pannello. I colori poi mi fanno impazzire, anche il redesign della dock è un successo, ancora di più se pensiamo che OLED è sostanzialmente una console cucita a puntino per spingere Metroid, o forse sarebbe più corretto dire il contrario. In ogni caso, dopo qualche test e un po' di gameplay, mi sbilancio e ve lo dico subito. Se giocate solo in portatile, non c'è partita tra la OLED e la vecchia Switch, che in confronto sembra un giocattolo. Guardate anche solo la profondità del nero. Sì, direi in conclusione che OLED non sarà la Pro che aspettavamo, ma di sicuro la versione premium che va a correggere tante imperfezioni che affossavano la Switch. Promossa a pieni voti. E voi poracci cosa ne pensate? Vi piace questa OLED o avreste preferito qualcosa di più radicale, tipo il Game Gear? L'avete presa? Avete comprato Metroid e Alan Wake? Io vi lascio con parecchie domande, tanto avete tutto il weekend per rispondere. Vi ringrazio in ogni caso per essere arrivati fino a questo punto, non dovevate, e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme di questo unboxing. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo TG Poro e una notizia non proprio entusiasmante, ma ne parleremo la settimana prossima. Io sono il Poroled, Micoled, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
incredibile, non ho fatto neanche un errore. Forse uno, due, 150.